da Milano per giocare a carta bianca. Carta bianca? Sì, Valentina, facciamo questo gioco della carta bianca. Lei è? Danilo De Biasio, sono il direttore del Festival dei Diritti Umani, ho organizzato questo Ambaradan legato all'Egitto e alla situazione dei diritti umani, ed è per questo che ti do il braccialetto del Festival dei Diritti Umani. Grazie mille, ma qual è la novità? La novità che è emersa da questa iniziativa è che l'Europa, che ciascuno di noi può fare davvero molto per i diritti umani, basta insistere, basta non accontentarsi, basta non piegarsi a quello che il giornalismo mainstream racconta. Ed è importante perché la situazione dei diritti umani non riguarda soltanto l'Egitto, non riguarda solo Regeni, riguarda davvero tutti noi. Perché se frana per una persona o per un altro o per una categoria di persone, frana per tutti.